Fantino? Presente. Belisario? Benassi? Caccamo? Carlone? Carrus? Cerquoni? Ciancio? Cofano? Coglia? Giuliano? Gugliotta? Laddaga? Lancia? La Notte? Lelli? Lenci? Lozzi? Matronola? Poli? Stelitano? Tredicine? Tutino? Villa? Vitrotti? Quattordici. Siamo al numero legale. Ok, Cofano, va bene. 15 consiglieri presenti, quindi sì, abbiamo presente, il numero legale, possiamo aprire il consiglio. Allora, come ci organizziamo col consiglio di oggi? Sì, vabbè, apriamo il consiglio, la presidente Fantino farà, diciamo, una introduzione, una presentazione di questa giornata, dell'importanza di questa giornata, poi sospendiamo il consiglio, diamo la possibilità alla forte rappresentanza sia dell'Augusto, liceo Augusto, che del liceo Russell di intervenire. Finiti gli interventi dei ragazzi delle scolaresche, riapriamo il consiglio e poi mettiamo in discussione una mozione della commissione delle lettere del settimo municipio. Mettiamo in discussione, quindi anche in votazione alla fine del consiglio. Questo è, diciamo, un po' il percorso del consiglio di oggi. Intanto non so se tra i ragazzi ci sono dei minorenni. Il consiglio è ripreso dalla televisione, da Libere TV. Se, non so, se insegnanti ritengono quindi che i ragazzi possono essere ripresi durante i loro interventi oppure no, questo è bene saperlo in anticipo, perché se non è possibile durante l'intervento dei ragazzi, diciamo, la ripresa televisiva non viene effettuata. Va bene? Io credo, allora, prima di procedere devo, diciamo, una comunicazione anche questa di carattere formale. È stata presentata una mozione, articolo 58, dal titolo Prevenzione e tutela della salute come strumento di contrasto alla violenza di genere. Io questa mozione, diciamo, l'acquisisco per l'importanza, la validità, diciamo, della mozione, però ritengo che non debba essere discussa oggi, perché diciamo, esula un po' dalla violenza specifica della giornata di oggi, quindi l'acquisisco e poi faremo fare il percorso normale della mozione, perché non la metto in discussione oggi. La mozione è presentata dalla consigliera Carrus. Allora, io credo che la giornata di oggi, oggi è il 2 dicembre, però la giornata internazionale della violenza di genere sulle donne è il 25 novembre, che è una data che sarà fissata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in ricordo del brutale assassinio di 3 donne della Repubblica Dominicana che si ribellarono, cercarono di ribellarsi contro una dittatura che è durata circa 30 anni del dittatore della Repubblica Dominicana, e furono brutalmente assassinate. E, diciamo, il ricordo di quell'evento tragico, e l'Assemblea Generale dell'ONU poi ha indetto questa giornata internazionale del 25 novembre proprio per il ricordo di quel brutale assassinio. Allora, apriamo il Consiglio, quindi do la parola alla Presidente del Municipio, Susi Fantino, prego. Grazie Presidente, grazie consiglieri, e do il benvenuto soprattutto ai giovanissimi, alle giovanissime allievi e ragazzi
perché è a loro che fondamentalmente ritengo sia dedicato questo Consiglio, e soprattutto su un tema così importante ma anche così difficile in una società come la nostra da assumere, da far proprio e soprattutto da comprendere, perché la violenza in generale e in particolare la violenza domestica, la violenza all'interno dei legami familiari, quando questa si accanisce e si riversa nei confronti della donna, è una violenza difficile spesso da accettare, e per tanto tempo, per tanti anni, è stata sommersa e nascosta, e lo è tuttora. Però ci sono state in questi anni tantissime donne che hanno cominciato a dare una battaglia, spesso individuale e poi fortunatamente anche insieme a tantissime altre donne. E questa lotta, questa forte volontà di voler prendere consapevolezza innanzitutto con se stesse, partendo dalla propria diversità e cercando di coinvolgere in questa battaglia tutti gli uomini e tutte le donne che insieme hanno permesso il raggiungimento in molti paesi di alcune leggi, in particolar modo legate alla presa in carico da parte dello Stato che esiste una violenza di genere contro le donne, dunque leggi che parlano proprio di femminicidio, ma soprattutto prendere in carico la necessità di capire che la violenza di genere è un problema culturale, dunque un problema di una società, è un problema di tutti noi ed è un problema sicuramente soprattutto dei maschi, degli uomini, che solo prendendo consapevolezza e coscienza anche del più piccolo atto di violenza nei confronti di una donna possono cominciare a emanciparsi loro stessi dalla loro propria condizione di maschio violento e dunque in qualche modo antiumano, se per umano intendiamo l'essere umano in tutte le sue diversità, in tutte le sue caratteristiche e condizioni. Allora, noi come municipio abbiamo dato inizio la settimana scorsa a un percorso che, proprio perché ha preso più giorni, voleva essere un messaggio articolato che prendeva e accoglieva diverse sfaccettature dello stesso problema. Si sono fatte iniziative, dibattiti, presentazione di libri, non ultimo ieri un interessante libro che si chiama Da uomo a uomo, ma è stato scritto da una donna, che rappresenta il centro CAM, che è l'unico centro in Italia che lavora come punto di ascolto proprio degli uomini maltrattanti, cioè quegli uomini che hanno agito violenza nei confronti delle donne, ma che poi hanno voluto iniziare un percorso di consapevolezza e dunque di emancipazione da questa condizione, e oggi possono raccontare le proprie esperienze e parlare un linguaggio che è comprensibile a tantissimi altri uomini che, ancorché nelle proprie condizioni, ancora non decidono di prendere o intraprendere questo cammino. Allora, il municipio ha ospitato, ospiterà sperimentalmente nel centro famiglie Legami questo sportello di ascolto che sarà gestito dall'associazione CAM. Abbiamo anche nel municipio un'altra esperienza autogestita e autofinanziata nell'associazione Lucha y Siesta, che invece ha dedicato una parte a un appartamento semiautonomo che riguarda proprio la possibilità di accogliere donne vittime di violenza, ed è un'esperienza molto importante che noi ci auguriamo che venga poi finanziata, ma soprattutto riconosciuto come centro, appartamento semiautonomo per le vittime di violenza, perché in questo nostro municipio esisteva uno sportello che proprio accoglieva le donne vittime di violenza e purtroppo è stato spostato e dunque non ci sono destinate risorse per la riapertura di un altro sportello, cosa che invece per un municipio che è quasi la città di Bologna evidentemente ne dovrebbe avere più di uno. E poi, come ultimo dato importante,
ma che ancora non è stato finanziato, e la legge regionale che permetterà una serie di iniziative che vanno sia da un osservatorio, ma soprattutto anche prevede l'investimento di risorse per iniziare all'interno delle scuole questo percorso di formazione, di divulgazione, insomma di dare strumenti proprio a partire dall'inizio, da quando si è giovani, da quando si è piccoli, perché è da lì che cominciamo a capire, ad accettare che la diversità degli altri è il miglior modo per definire la propria identità. Conoscere se stessi e si può fare solo a partire che si capisce la diversità dell'altro, la si accetta e si fa parte tutti insieme proprio di queste diversità che sono ciò che arricchisce un'umanità, ciò che arricchisce una società. Allora noi come municipio ci auguriamo e ci auspichiamo che diciamo ogni anno per la ricorrenza del 25 novembre sia più che altro un momento di riflessione di ciò che abbiamo fatto gli altri 364 giorni dell'anno, ciò che abbiamo fatto individualmente, ciò che abbiamo fatto collettivamente, ciò che le istituzioni hanno, diciamo, hanno assunto come responsabilità, perché ne hanno tanta, e come le amministrazioni vengono messe nelle condizioni di agire proprio su questo tema, su questa questione della violenza di genere, che poi presuppone un investimento, come dicevo prima, sulla consapevolezza della diversità e l'accettazione della diversità a partire dalla conoscenza, consapevolezza e accettazione di noi stessi. Dunque mi auguro che questo consiglio vi sia utile e vi dia così, insomma, lo spunto e vi apra una porta per capire un mondo complesso, difficile, dove leggendo i giornali, vedendo la televisione, voi tutti capite che nei luoghi di guerra, nei luoghi di violenza, oltre a subire violenza tutti, in particolar modo la subiscono le donne e insieme a loro i loro bambini. Grazie. Grazie Presidente. Microfono per cortesia. Presidente, il microfono. Grazie. Allora, grazie Presidente. Allora, adesso diciamo formalmente sospendiamo il Consiglio e diamo, diciamo, la possibilità, che ringrazio sia i rappresentanti del liceo Augusto, i ragazzi e insegnanti, sia i rappresentanti del liceo Russell che hanno voluto partecipare a questa giornata per portare, diciamo, il loro percorso, le loro testimonianze su questa giornata. Quindi il Consiglio sospeso e lo riapriamo, diciamo, dopo che i ragazzi hanno terminato i loro interventi. Allora, io direi di procedere. Noi abbiamo rappresentanza di due classi dell'Augusto, terza C, se ho scritto bene, terza C e terza H. Abbiamo dei rappresentanti del liceo Russell, quinta D, e alcuni rappresentanti della quarta F e quinta A. Io direi di procedere e di iniziare, diciamo, con i ragazzi dell'Augusto, facendo presente, mi hanno comunicato, diciamo, insegnanti dell'Augusto, che questi ragazzi hanno vinto un concorso indetto dal telefono rosa nell'anno 2014-2015, sono arrivati i primi, quindi diciamo proprio su un concorso sulla violenza sulle donne, quindi credo, insomma, la loro testimonianza, il loro contributo sarà sicuramente molto molto elevato. Allora io non so con gli insegnanti dell'Augusto come vogliamo procedere, se chi è che vuole intervenire. Io ho due nomi di ragazzi: Brancati e Spiriti. Non so chi vuole iniziare. Magari il ragazzo che interviene si presenta. Grazie. Prego. Guarda, in un microfono. Per favore, qualche consigliere un po' più esperto ci dà una mano. Allora. Ecco qua.
Primo? Allora, io sono un alunno del terzo H del liceo classico Augusto e, come ha detto lei, abbiamo partecipato a questo concorso del telefono rosa, abbiamo vinto un premio speciale della giuria. Tutto è iniziato il 20... No, lei è tu sei minorenne, sì, vero? Sì. Allora, prego l'operatore, può riprendere l'aula, diciamo la presidenza, ma non... grazie. Prego. Sì, allora tutto è iniziato il 25 novembre 2014, quando all'auditorium abbiamo partecipato a una conferenza su, sempre su questo tema, a cui hanno preso parola Don Ciotti, Carmen Consoli, la scrittrice Susan Dabbus e altre personalità, diciamo, riguardo questo tema. E diciamo, in seguito a questa conferenza siamo venuti a conoscenza di questo concorso video riguardo, diciamo, questo tema, e abbiamo ritenuto interessante e importante prendervi parte. Diciamo, ci siamo un po' impegnati a trovare un tema originale, cioè non volevamo fare il solito video, la solita minestra riscaldata, un messaggio promozionale, scritto chiama al telefono rosa se sei in difficoltà. Abbiamo pensato di rappresentare una scena, diciamo, di violenza sulle donne e anche il modo in cui una donna può uscirne e parlandone senza rimanere in silenzio. E poiché, diciamo, il concorso era collegato proprio al telefono rosa, abbiamo pensato di inserire nel video un operatore maschio del telefono rosa, e diciamo tutto ciò ci ha portato a vincere questo premio speciale della giuria, proprio perché abbiamo rappresentato questa scena, che è una cosa abbastanza, diciamo, almeno come ci hanno detto nelle motivazioni del premio, inusuale. È stato, diciamo, interessante lavorare a questo progetto, perché ci siamo anche ovviamente informati riguardo le tematiche della violenza sulle donne, appunto di quanto sia importante rivolgerci ad associazioni che appunto aiutino le donne, come il telefono rosa, e quanto sia importante non rimanere in silenzio, perché purtroppo molte donne, quando subiscono violenze, soprattutto violenze domestiche, magari anche ripetute, per amore o per paura rimangono in silenzio. Ovviamente non deve essere così, le donne devono trovare il coraggio e la forza di parlare, di denunciare. Si può partire, come nel nostro video, parlando ad un'amica di cui ci si fida, e poi si può arrivare a rivolgersi alle autorità o al telefono rosa, che, diciamo, l'associazione, come detto, principalmente aiuta le donne in difficoltà. Insomma, questo è un po' il messaggio che abbiamo voluto trasmettere con il nostro video. Grazie Brancati. Non so se vuole intervenire la ragazza. Prego. Buongiorno, io sono Caterina Spiriti e parlo appunto al nome della mia classe, che è il terzo H. Noi, sia durante l'anno passato che durante quest'anno, abbiamo affrontato più volte questa tematica che a noi personalmente sta molto a cuore. L'anno scorso, attraverso la realizzazione di questo video, come appunto ha detto Lorenzo, e quest'anno attraverso diverse riflessioni che sono scaturite dalla lettura della Carta di Istanbul sui diritti delle donne. Leggendo infatti i principi fondamentali di questa carta, sono partiti diverse riflessioni. All'interno di queste riflessioni ci siamo soffermati su due aspetti fondamentali, secondo noi. Il primo è il perché di queste violenze. Noi abbiamo tentato di dare una risposta, e secondo noi la propria problematica principale è la mancanza di comunicazione. Quando infatti all'interno di un rapporto non vi è la comunicazione, un po' per mancanza di coraggio e un po' per mancanza di volontà, si inizia a trascinare dietro una serie di problemi che possono portare a conseguenze anche gravi, fino ad arrivare all'eliminazione dell'altro. L'altro aspetto su cui ci siamo concentrati è il silenzio da parte delle donne, che, anche come ha detto Lorenzo, spesso per paura che le conseguenze siano peggiori del danno stesso, ma anche perché forse da parte delle donne c'è sempre la speranza che l'uomo cambi, ma la maggior parte delle volte non è così. Secondo noi infatti è molto importante anche l'informazione e la responsabilizzazione di noi ragazzi su queste tematiche, per evitare problematiche future. Quindi vi ringraziamo anche per averci invitato qui e per aver potuto approfondire le nostre conoscenze su questa tematica. Grazie anche a te. Buongiorno a tutti, sono Carla e l'anno scorso, quindi circa un anno fa, ho partecipato ad un concorso con questo disegno,
e oggi sono stata invitata qui per discuterne insieme. Innanzitutto perché ho deciso di partecipare a quel concorso, cosa mi ha spinto e come è accaduto. Semplicemente un giorno a scuola è passata una circolare, doveva passare una circolare per le classi, e la nostra professoressa l'ha presentata appunto alla classe, che oltretutto era con lei che l'aveva proposta alla stessa scuola e che oggi mi ha anche concesso di poter partecipare a questo consiglio, e per me è un grande piacere. Premetto che non ho mai amato troppo mostrare in giro i miei disegni, sono sempre un po' stata gelosa, li ho sempre tenuti per me, nascondevo questo mio diletto. E quindi che cosa è cambiato? Che cosa mi ha spinto a poter partecipare a questo concorso? Lì per lì non ci ho pensato troppo, ho detto forse potrei partecipare per una buona causa, potrei sentirmi partecipe di un progetto importante. Infatti ho pensato, trattare un argomento del genere, come la rivendicazione appunto del ruolo della donna, la dignità dell'uomo in quanto tale, e mi ha spinto comunque a voler partecipare. Oltretutto potevo utilizzare qualcosa che io amavo, che è appunto il disegno, e mi sono chiesta perché rinunciare a un'occasione del genere. E quindi già adesso voglio farvi arrivare un messaggio a voi giovani come me. Quindi se sentite spinti da un desiderio, da voler manifestare un vostro pensiero, di volerlo condividere, distinguetevi in qualche modo con qualcosa che vi piace e sapete fare, perché questo non può far altro che arricchirvi, farvi imparare nuove cose, crescere, e quindi azzardatevi anche un po' a buttarvi per poter maturare anche. Però, detto questo, passiamo a quello che è il disegno che ho realizzato un anno fa. Come vedete, al centro dell'immagine c'è una donna che è appunto simbolo di questo concorso contro la violenza sulle donne, ma ci ritorniamo tra poco. In secondo piano c'è un uomo che ha una forte massa muscolare, proprio messa in evidenza da questo gioco di luci ed ombre che definiscono il muscolo, e quindi la sua potenza, la sua autorità, il suo voler sottomettere proprio la donna. La mano è quindi forte, nervosa, nudosa, quasi a controllare la gabbia. E la gabbia che cos'è? Non è nient'altro che un impedimento, una costrizione, una privazione della libertà della donna in quanto tale. L'uomo è in penombra rispetto alla donna. La donna infatti è più illuminata, e già qui c'è un piccolo spiraglio di riscatto, di rivoluzione della donna che sta iniziando a capire qualcosa. Poi ho pensato a come potevo darle importanza a questa donna. Le braccia sono in netto contrasto con il viso che invece è delicato, gli occhi che sono quasi brillanti, luminosi, un po' imparziali, i capelli lunghi, femminili, che vanno a ricoprire il seno, un altro simbolo della femminilità, quindi della donna. Queste braccia invece sono muscolose, riprendono quasi quelle dell'uomo. Le mani sono anch'esse quasi maschili, piene di forza, di energia, per poter liberarsi da queste due sbarre che, se non le avesse deformate, le avrebbero ricoperto proprio gli occhi, quindi la sua identità. Bene, c'è una particolarità, come vediamo, non c'è la bocca. Ho riflettuto molto sul mettere o eliminare la bocca. Alla fine ho deciso di eliminarla. Perché? Cerco di farvi capire un po' cosa ho pensato. Ho pensato di voler esprimere il silenzio. Un silenzio che non è solo fisico, quindi la mancanza di poter parlare, gridare, urlare, liberarsi con le corde vocali proprio, concretamente parlando.
ma è un silenzio psicologico anche della donna. Una donna che è stata addormentata quasi dall'uomo e che sta tentando di svegliarsi piano piano. Questa inattività mentale della donna che l'ha sottomessa pian piano, facendola appunto addormentare. Ora però c'è il risveglio, quindi questa volontà, questa presa di consapevolezza che aveva persino rifiutato se stessa. Adesso, con tutte le sue forze, anche se se è stata privata della cosa apparentemente più importante, che è la voce, l'unico mezzo per potersi esprimere, tenta con tutte le sue forze, con tutte le sue energie, di sfondare, di buttare via questa gabbia che non ha fatto altro che imprigionarla e schiacciarla dal peso dell'uomo. Dunque, questo è quello che io ho pensato e che ho voluto, diciamo, descrivere con questo disegno. Dunque concludo dicendo: rispettiamoci donne, amiamoci, perché siamo libere di scegliere e di volere, perché se non ci vogliamo bene noi, non possiamo pretendere l'amore dell'altro. Raccogliamo tutte le energie e la nostra forza per rispettarci, che è proprio la gente che non sa amare se stessa che fa del male al prossimo. Non lasciamo che questo avvenga, consideriamoci individui, perché lo siamo, e per questo in pieno diritto di difendere la nostra persona dal male esterno. E voi, uomini, fate altrettanto, non vi credete liberi se praticate violenza. Iniziamo da noi, da chi siamo e come vogliamo essere, per poterci realizzare come donne, come persone, in un mondo che può essere migliore a partire da noi stessi. Grazie. Credo che l'applauso sia tutto meritato, sia per il disegno che per l'illustrazione, diciamo, le motivazioni che hanno portato la ragazza a fare questa rappresentazione grafica. Prego. Buongiorno a tutti, io sono Eleonora Carosi e faccio parte del quarto scientifico del liceo Russell. Con la mia classe abbiamo deciso di partecipare ad un'attività contro la violenza sulle donne e per svolgere questa attività siamo partiti da una webquest dove non è altro che una direttiva dataci dalla nostra professoressa per svolgere questa attività. In questo caso, all'interno della webquest era presente una sollecitazione, ovvero quella di identificarci in qualcuno il cui conoscente abbia subito una violenza e ricercare i modi possibili per aiutarlo o aiutarla ad andare avanti. Buongiorno a tutti, io sono Elisa Venturi, frequento la stessa scuola, il liceo Bertrand Russell, però frequento il quinto anno del liceo classico. Quello che vorrei fare adesso è spiegarvi come abbiamo lavorato e in che modo è strutturata questa webquest che ci è stata proposta dalla professoressa. Non so se si può proiettare. Dopo, va bene. Allora intanto ve la spiego. Oltre all'introduzione che c'era nella webquest, c'erano altri punti. Il secondo punto è il compito, quindi come andava svolto il compito. In classe ci siamo divisi in gruppi di 5 persone, 5-6 persone, e abbiamo iniziato a vedere quali erano i punti da analizzare in questa webquest. Infatti, un altro punto della webquest, che è il terzo, è il procedimento. Nel procedimento ci sono degli argomenti che vanno svolti, che possono essere come prevenire il fenomeno della violenza sulle donne, come affrontarlo e anche come la legislazione italiana può intervenire su questo fenomeno. I punti da analizzare dovevano essere almeno 3. Noi avevamo inoltre delle risorse online, quindi dei siti web che ci sono stati proposti dalla professoressa per affrontare il procedimento. L'ultimo punto della webquest era la valutazione. Ognuno di noi doveva valutarsi con un punteggio che andava da 0 a 3 a seconda se avevamo svolto correttamente il nostro compito.
Il fine di questo, e anche il mezzo, se vogliamo, di questa webquest era la creazione di un Padlet. Il Padlet non è nient'altro che una bacheca online virtuale, un po' come Facebook, nel quale si possono inserire dei post. I post sono degli elementi che possono essere, per esempio, dei link a siti web, dei video, delle foto, tutto quello che volevamo. Questo Padlet doveva essere, poteva essere visto da questa nostra amica immaginaria, ipotetica, che aveva subito la violenza e doveva esserle d'aiuto. In particolare, poi dopo vedrete qualche Padlet, in particolare il nostro Padlet, quello del mio e di altre ragazze che oggi purtroppo non sono presenti, era un Padlet destinato a una ragazza che si chiamava Daphne. Ragazza inventata, abbiamo inventato una storia, abbiamo cercato di immedesimarci il più possibile per creare un personaggio che possa essere verosimile, che possa essere veramente esistito. Daphne, il nome, il riferimento alla mitologia greca, Apollo e Daphne, la violenza subita da Daphne. In seguito abbiamo deciso di lavorare utilizzando i siti web forniti dalla professoressa e abbiamo il primo post che abbiamo creato, che ho creato io, è un post con una canzone. La canzone è di Jovanotti, Mi fido di te, perché abbiamo pensato che la cosa più importante affinché questa ragazza potesse ricevere dei consigli da noi era proprio la fiducia. Quindi siamo voluti partire dalla fiducia che questa ragazza poteva avere nei nostri confronti, nei confronti di un'amica, per potersi fidare e ricevere dei consigli utili nella sua situazione. In seguito abbiamo affrontato diversi temi come la legislazione italiana, il numero antiviolenza 1522 che abbiamo invitato questa ragazza a contattare, e in seguito abbiamo anche utilizzato l'attualità, quindi le parole del presidente Mattarella che ha utilizzato nella giornata del 25 novembre di quest'anno. Nel discorso diceva, si riferiva al fatto di poter prevenire il fenomeno della violenza sulle donne attraverso l'educazione nelle scuole, e quello che abbiamo fatto attraverso il Padlet penso sia proprio questo, un'educazione che avviene attraverso un altro mezzo, sicuramente un po' diverso, ma l'obiettivo è lo stesso, educare per prevenire. Lascio la parola ai miei compagni. Per quanto riguarda invece il Padlet del mio gruppo, abbiamo pensato di far riferimento ad un'ideale ragazza di nome Marta, la quale nel corso della sua vita ha incontrato un ragazzo che si è poi rivelato essere, diciamo, l'artefice della sua violenza e del suo dolore psicologico. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Joel Simeoni e con altre tre ragazze della mia classe abbiamo ideato un Padlet che si chiama appunto Contro la violenza sulle donne. Questo Padlet è stato strutturato come una bacheca online fatta proprio per aiutare questa nostra amica, questa ragazza a superare questa violenza subita. Il primo post si chiama Una parola come arma. Abbiamo ideato questo post basandolo su una storia vera e rielaborandola, perché crediamo che prendere e partire da una storia vera sia il miglior modo per affrontare la reale violenza che le donne subiscono. Il secondo post si chiama Reagire. In questo post abbiamo appunto voluto far vedere un cambiamento nella ragazza che ha preso sicurezza in se stessa ed è riuscita ad andare avanti a questa violenza. Il terzo post è un video. Questo video si chiama Il coraggio è donna. Abbiamo deciso di inviare questo video a questa nostra amica perché tante volte le donne si ritrovano in delle situazioni e non ci si riconoscono, o per paura non ci si vogliono, e per vergogna non ci si vogliono riconoscere. Quindi facendole vedere veramente che cosa succede a una donna nel caso di una violenza, lei ha potuto trovare delle cose in comune con la sua vita e immedesimarsi in quella donna del video, in modo tale da capire come uscirne, anche perché nella vita purtroppo le principesse si devono salvare da sole, e di conseguenza, anche se ci sono dei servizi messi a disposizione dallo Stato di cui le donne possono usufruire per uscire da questa situazione. Il quarto post, molto importante, si chiama Non avere paura, e vorrei leggervelo.
La violenza sulle donne, purtroppo, è sempre stata parte integrante della società ed è tanto forte quanto il coro di persone che da tempo ormai si è elevato col fine di contrastarla ed eliminarla. È chiamata violenza esprimendo la violenza fisica che la donna subisce con questo gesto indegno, ma l'aspetto peggiore, che nessun nome potrebbe mai rendere, è la violenza morale ed emotiva che accompagna quella fisica, una violenza della propria integrità che mai si riuscirà a ricostruire del tutto. Ti scrivo queste cose, amica mia, per farti capire la gravità del gesto che hai subito e, allo stesso tempo, per non farti sentire sola. Purtroppo, altre donne come te hanno o stanno subendo in questo momento atti indescrivibili che portano a pensare ad una vittima come te di essere tu stessa sbagliata. Ti emarginano dal mondo reale portandoti a credere di essere sola, ma non è così. Riconoscendo questo, acquisirai la forza necessaria per affrontare e combattere questa violenza e sarà una delle conquiste più grandi della tua vita. Infine, l'ultimo post di cui volevo parlarvi è probabilmente il post più utile a una donna che ha subito, una donna o una ragazza che ha subito una violenza, e consiste proprio in dei punti pratici che una donna può seguire per affrontare il problema. Innanzitutto abbiamo scritto: se ritieni che la tua vita sia in pericolo, chiama subito il numero unico di emergenza 112. Come secondo punto abbiamo pensato che una cosa molto importante nel caso di una ragazza sia parlare con i propri genitori, che sicuramente la potranno aiutare e indirizzare nella via migliore. Come terzo punto, se non si riesce a parlare con i propri genitori, perché purtroppo una donna che ha subito violenza si vergogna anche se non dovrebbe essere lei a vergognarsi, abbiamo deciso di parlare con una persona di cui ci si fida e anche ovviamente anche questa persona la potrà aiutare. Come quarto punto abbiamo scritto denunciare l'aggressore e l'aggressione in una stazione di polizia oppure dei carabinieri, perché questo diciamo è il modo migliore per prevenire un'eventuale aggressione. Come quinto punto abbiamo scritto: se non riesci e non sai come orientarti a causa della tua giovane età, puoi rivolgerti o usufruire del servizio della Polizia di Stato Agente Lisa, che puoi trovare su social network come Facebook sulla pagina della Polizia di Stato. E questa è una cosa molto importante, perché tante volte le ragazze soprattutto non sanno proprio come orientarsi all'interno di una stazione di polizia, hanno paura anche di parlare, e quindi questa Agente Lisa ti può aiutare nell'affrontare questa violenza. Infine, l'ultimo punto è rivolgersi ad un centro antiviolenza che garantisca l'anonimato. Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco Calandrelli e faccio parte del quarto liceo scientifico del Russell. Sono qui per presentarvi il nostro Padlet, un'attività che abbiamo svolto insieme a un'altra quinta in memoria di questa giornata contro la violenza sulle donne. Il nostro compito era immedesimarsi in degli amici di una ragazza che ha subito delle violenze e pensare a cosa potevamo fare per aiutarla. Inizialmente abbiamo postato una lettera personale cercando di ricordargli che come donna essa ha dei diritti, e cercavamo anche di offrirle comunque un supporto emotivo. Abbiamo postato anche dei video e dei motti, come il motto di Roosevelt, che dice: nessuno può obbligarvi a sentirvi inferiori senza il vostro consenso. Il nostro lavoro non è stato solo un supporto emotivo, ma sono state anche eseguite delle ricerche approfondite per trovare anche dei supporti pratici che la legge e centri specializzati possono dare. Ad esempio, come l'articolo 612 bis, che condanna gli atti persecutori con una pena di minimo 5 anni e mezzo, poiché causa uno stato d'ansia e di timore continuo nella vittima, per se stessa e per le persone care che le sono vicino. E anche centri specializzati, come ho già detto, che possono essere lo sportello donna Onlus e l'antiviolenza SOS donna H24 del Comune di Roma. Spero che questo nostro lavoro vi sia gradito e che vi abbia fatto riflettere, come ci ha fatto riflettere anche a noi, sull'importanza dei diritti che ha ciascuno di noi. Grazie. Sono terminati, io credo che un applauso va
ai ragazzi che hanno fatto questo lavoro di studio, questo percorso di approfondimento, ma credo che debbano essere ringraziati anche insegnanti che li guidano in questo percorso. Non so se è pronto il filmino, pronto? Quello dell'Augusto? Prego. Allora, non so se sono, credo che siano terminati gli interventi dei ragazzi, rappresentanti dell'Augusto e del Russell. Io credo che prima di riprendere il Consiglio, a nome di tutto il Consiglio, della Presidente del Municipio, a nome di tutti i consiglieri, un grazie sincero a tutti quanti, sia ai ragazzi e grazie anche chiaramente ai insegnanti, dicevo prima, che hanno guidato questi ragazzi e si sono dimostrati, diciamo, disponibili a partecipare a questa giornata organizzata dal municipio. Grazie ancora. Allora, adesso riapriamo formalmente il Consiglio per l'illustrazione di una mozione che è stata predisposta e quindi proposta alla discussione del Consiglio della Commissione delle Lettere del Settimo Municipio. Prego la Presidente della Commissione, Valeria Vitrotti, di presentare la mozione. Grazie. Consigliere Vitrotti, e un altro passaggio formale, nomino quale scrutatore della seduta i consiglieri Benassi, Ciancio e La Notte. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi, sono previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. Prego, consigliere Vitrotti. Sì, grazie Presidente, Presidente Fantino, assessori, colleghi consiglieri. Intanto mi associo anche io ai ringraziamenti appena fatti dal Presidente del Consiglio agli studenti e alle docenti che hanno deciso di accogliere la nostra sollecitazione, perché come si diceva all'inizio, quest'anno il Municipio non ha voluto fermarsi ad una celebrazione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, ricordata appunto nella giornata del 25 di novembre, ma ha deciso di creare una settimana e quindi una serie di incontri, di dibattiti, di occasioni in cui appunto al centro ci fosse la tematica della violenza nei confronti di genere, nei confronti delle donne. È iniziata con un momento di riflessione partendo dallo sport e quindi
una lezione di autodifesa. Siamo passati a una serie di dibattiti, di incontri, di presentazione di libri, e questo consiglio chiude appunto questo percorso. Sono stati dei momenti, per chi ha avuto modo di parteciparvi, di riflessione anche di alto livello. Diciamo, lunedì scorso, quando siamo andati noi in un istituto, siamo stati accolti dal liceo Gullace, abbiamo avuto un altro momento di confronto con gli studenti, abbiamo visto insieme un video e ci siamo confrontati a seguire con un dibattito con gli studenti presenti. Sono stati momenti importanti, come lo è stato il momento di oggi, in cui credo che noi abbiamo avuto forse la lezione più importante, quella che ci ha messo, diciamo, in una situazione diversa. Siamo noi quelli che abbiamo avuto modo di capire che cosa si fa veramente oggi, e non è scontato, perché noi siamo un'istituzione, ma dall'altra parte ci sono tante altre istituzioni che sono quelle formative, quelle educative, quelle che stanno crescendo le coscienze del futuro, che, a differenza di quanto noi possiamo immaginare, invece stanno facendo un lavoro enorme ed importante, e questo non è scontato, e l'abbiamo visto nel corso di questa settimana. Il tema della violenza sulle donne ha una storia nel nostro paese, e non ce lo possiamo dimenticare. Se pensiamo al delitto d'onore, o se pensiamo alla violenza, allo stupro come reato contro la morale, sono cose che abbiamo abbandonato nel nostro paese pochissimi anni fa. Parliamo degli anni 90 o degli anni 80 per quanto riguarda il delitto d'onore, cioè quel reato per cui una donna, nel momento in cui tradiva, poteva essere appunto condannata per questo. Tanto più invece quello dello stupro, quando veniva considerato un reato contro la morale di questo paese. Se c'è stato un cambiamento all'interno della società, è anche perché, passando attraverso una formazione di studenti preparati e che conoscono il tema della violenza, abbiamo anche delle generazioni nuove che la sanno affrontare con degli anticorpi diversi, che la conoscono e che hanno una consapevolezza diversa rispetto al fenomeno. Per tornare al tema che abbiamo messo all'interno della mozione, noi siamo partiti proprio da questo, dal valore che c'è dentro la giornata del 25, accompagnato anche da uno studio. Erano attesi da anni, i dati, gli ultimi sono quelli dell'Istat sul 2005, l'ultima ricerca fu fatta nel 2006, la direttrice Linda Laura Sabatini è stata diciamo molto utile in questo lavoro, perché ha portato alla luce dei dati assolutamente importanti, che ci dicono che oggi il tema e il fenomeno della violenza sulle donne ha ancora una portata enorme. Parliamo di una donna su tre che ancora è vittima di violenza, e non è più quella violenza, come ci dicevano prima i ragazzi, non è più una violenza nascosta, silente, ma oggi la donna ha la consapevolezza in più di poterlo denunciare. Quindi, se da una parte diminuiscono i reati, aumentano le violenze, e quindi emerge questo fenomeno, finalmente la violenza domestica non è più un tabù, dall'altra parte ci rendiamo conto che però è un fenomeno diffuso, che non riguarda più solo il nostro un soggetto a noi lontano. Invece, magari, quando parliamo di una donna su tre, appunto, parliamo di una nostra collega, una nostra amica, una studentessa, un nostro amico, perché poi è ovvio che il problema non è solo della donna, ma è anche degli uomini. Tutto questo ci dà però diciamo anche una consapevolezza in più, e anche diversa, perché noi siamo la parte delle istituzioni, e le istituzioni devono essere parte integrante di questo processo di cambiamento e devono saper intervenire. Ne è stato un esempio lo sportello che, in via del tutto sperimentale, si aprirà proprio sul nostro municipio, rivolto a uomini maltrattanti. Si farà nel centro Famiglie e Legami, via della stazione di Ciampino, quindi in zona Morena, un centro rivolto a tutti quegli uomini che decidono di
di avviare un processo diverso, cioè di essere consapevoli del loro errore, della violenza agita su una donna, e decidono di avviare un profondo cambiamento dal punto di vista di genere e della relazione di coppia. Questo sportello li aiuterà e l'istituzione in questo si è inserita in questo intervento, perché queste persone non devono essere lasciate sole, perché quello sarà un uomo che ancora continua a agire nella società, sarà probabilmente anche il padre di alcuni figli, e quei figli non possono subire, non possono più tollerare le violenze che a volte si trovano a vivere nello stesso contesto familiare. È il primo sportello che c'è sul territorio cittadino, anzi sul territorio regionale. Su questo devo dire che il protocollo d'intesa che metterà insieme municipio, ASL e i servizi sociali del municipio diventa appunto un laboratorio importante. Lo ricordava prima la Presidente Fantino. L'altra esperienza che c'è sul nostro municipio è quella di uno spazio autogestito, oggi una casa delle donne, che abbiamo da diversi anni nel municipio, che svolge un lavoro di accompagnamento e di sostegno a tutte quelle donne che decidono di uscire da un percorso violento. Si possono fare tante altre cose, e io credo che noi dobbiamo continuare su questa strada, cioè dobbiamo continuare a parlarne. Mi ha colpito molto l'intervento di un ragazzo alla scuola Gullace, perché ci ha detto, la sua prima domanda è stata, il primo intervento è stato: sì, va bene, ma voi mi state parlando della violenza, ma di che stiamo parlando? Cioè, una violenza si deve condannare, punto e basta. Sembra quasi che ci state dando delle motivazioni per giustificarla, quella violenza. Quindi, mentre da una parte quel ragazzo diceva di che cosa state parlando, è una violenza punto e basta, va assolutamente condannata, dall'altra però ci diceva che per lui era una cosa scontata, e invece non è scontato. Bisogna ancora mettere al centro delle nostre attenzioni questo fenomeno, perché c'è, perché è presente. Quindi, se noi non ne parliamo, come succedeva prima, se la donna non ne parla, se non si danno i nomi alle cose, non esistono, no? Diceva un filosofo importante. Quindi noi su questo dobbiamo essere attenti, noi come istituzioni, voi come istituzioni educative. E per questo la Commissione delle Lettere, però, per parlarne sempre, e per evitare che si cada in questa situazione per cui le donne e il fenomeno della violenza sulle donne in particolare vengano ricordate solo in un momento dell'anno, ha deciso di proporre una campagna di sensibilizzazione, se vogliamo, che abbiamo intitolato "Dona un albero contro la violenza sulle donne". Non è la donazione per piangere donne morte e ammazzate, perché poi anche su questo ci sarebbe tanto da discutere. Oggi usare la parola femminicidio, che noi usiamo finalmente, cioè parliamo di donne ammazzate, non era così scontato, eppure oggi riconosciamo che quello che c'è nei confronti delle donne è un omicidio. Però abbiamo deciso di donare un albero a prescindere dalla violenza, ma di dare comunque dei segnali su tutto il nostro territorio, dei piccoli simboli, coinvolgendo la cittadinanza, quindi quell'area verde, quei cortili di alcune scuole, quei giardini, quelle piazze, tutti coloro che vogliono fare questo gesto lo faranno per lasciare un simbolo su tutto sul nostro territorio contro la violenza sulle donne. Questo è l'impegno che chiediamo. Ovviamente sarà fatto nella massima trasparenza, attraverso un avviso pubblico aperto, con la possibilità a tutti di poter partecipare. Speriamo forse che un giorno, appunto, ognuno di noi, passando per le zone del nostro municipio, dica: anche oggi, purtroppo, mi ricordo che lì c'è un simbolo contro la violenza sulle donne, e quel simbolo mi farà magari pensare che riusciremo a contrastare questo fenomeno, che invece è più forte ancora di tutti noi. Grazie. Grazie, consigliera Ritrotti. Allora, apriamo la discussione su questa mozione. Chiaramente, anche nella discussione sulla mozione, se c'è qualche studente o insegnante
dell'Augusto o del Gullace che vuole intervenire, me lo fa presente. Russell e Augusto, me lo fa presente, gli ho sospento un attimo il consiglio, gli do la possibilità di poter parlare su questa mozione. Allora, i consiglieri che vogliono intervenire, chi è che si prenota? Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente. Presidente, Presidente, Assessori, studenti e cittadini, non posso non intervenire da tanti punti di vista. Il primo cambio microfono, mi metto di qua. Sento di dover ricordare anzitutto che 60 anni fa, nel 1955, il primo dicembre, Rosa Parks in Alabama su un autobus rifiutava di cedere il posto ad un uomo bianco e veniva arrestata per questo, perché erano in vigore ancora le leggi sull'apartheid che riservavano a uomini bianchi e a uomini neri bagni separati, luoghi separati, sedili separati e così via. Da lì nasceva la lotta non violenta di Martin Luther King, il quale attraverso boicottaggi rigorosamente non violenti conduceva il paese ad una crescita non solo dell'America, ma del mondo, e a una consapevolezza dell'abominio che rappresentava allora l'apartheid. Questo nacque dal coraggio di una donna e di un essere umano. Negli stessi giorni in Italia nasceva il più antico partito italiano, il più antico partito italiano che mantiene ancora lo stesso nome, mentre tutti gli altri lo hanno cambiato, e che è stato unico partito guidato a più riprese dalle donne, che ha condotto alla legalizzazione dell'aborto, del divorzio e alla cancellazione dell'abominio della legge 194 che impediva la procreazione assistita alle coppie, non alle donne, ma alle coppie. In questo lungo percorso, che è un percorso della crescita attraverso la valorizzazione delle differenze e non attraverso la segregazione delle differenze, diviene molto importante la maturazione della consapevolezza anche nel nostro paese di quanto fosse importante riconoscere nell'ambito della cultura il grave errore, il grave abominio anche qui della sopraffazione dell'uomo nei confronti della donna. Ma attenzione, vi è stato nella narrazione di ciò una qualche unilateralità durante questo consiglio, nel senso che abbiamo dimenticato un aspetto, ovvero che quando vi è, come vi è in quel caso, sopraffazione, è giusto quello che dice Roosevelt: nessuno può costringerti a considerarti inferiore se non col tuo consenso. Allora attenzione, perché è un problema culturale, non è un problema dell'uomo, non è un problema della donna, è un problema della relazione culturale tra uomo e donna. In questo ambito sarebbe stato molto importante, e dispiace che in questo consiglio non si sia voluto discutere di qualche cosa di molto prezioso. Spero che
I ragazzi vorranno magari anche tornare quando si discuterà di questo, se sarà consentito discutere di questo, ovvero del preservativo femminile, che consente alle donne di scegliere liberamente sulla propria sessualità, indipendentemente dalla decisione dell'uomo. Allora, questo sarebbe stato molto prezioso, poiché ieri, tra l'altro, era la giornata mondiale per la prevenzione dell'AIDS, e persino il Papa, voglio dire, che non mi risulta ancora iscritto al Partito Radicale, persino il Papa ha detto, in effetti il preservativo, cioè, è una delle possibilità. Sarebbe stato prezioso se oggi avessimo deciso di discutere di questo, cosa che è stata negata da parte della Presidenza del Consiglio, perché vi era un documento presentato su questo. Sarebbe stato interessante anche per i ragazzi discutere di ciò, per le ragazze poter sapere che è possibile richiedere di essere informati su questo, ma questa festa odierna non sarò certo io a, diciamo, mettere discordia su questo, perché comunque da questo punto di vista la festa della libertà è una festa che si conquista nel tempo, è una festa che, come Rosa Parks, allora osò dire no e osò contraddire la maggioranza e osò essere arrestata su quell'autobus 60 anni fa perché aveva scelto di non cedere il posto a un bianco. Alla stessa maniera la festa della libertà è una festa che si celebra attraverso la storia, attraverso un percorso di crescita che spero che vorremmo avere anche come consiglio, spero che vorremmo avere nuovamente ospiti i ragazzi e le ragazze, anche per sentire, discutere della possibilità di essere informate sul preservativo femminile, cosa che oggi è stata negata. E dunque, per quanto riguarda la donazione di un albero, chiaramente sarà la benvenuta, ma ciò che più interessa che sia donato è la verità, la conoscenza, la libertà e l'uguaglianza. Grazie Presidente. Grazie. Altri interventi? Consigliera Lenci, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente del Consiglio. Vuole intervenire l'insegnante, la professoressa? Allora, ma io avevo scritto un intervento, ma poi alla fine sono rimasta veramente molto... voglio legare un po' il discorso che stava facendo il consigliere Tutino. Stamattina questi ragazzi ci hanno dato una bella lezione, perché praticamente ci hanno fatto capire che sono avanti a noi, perché noi cerchiamo magari di con nostri atti, con delle piccole cose, di cercare di informare, però la cosa che sono piacevolmente sorpresa è che loro sono molto più avanti di noi. Questo vuol dire, quindi logicamente ringraziando il lavoro che viene fatto nelle scuole, che è importante, perché secondo me la violenza sulla donna avviene dove c'è ignoranza e dove la donna è costretta magari a sopportare una violenza perché non ha neanche magari la possibilità o un'indipendenza economica e magari ha la paura, il terrore di perdere figli se denuncia. Quindi la cosa che sono molto contenta questa mattina di aver sentito da questi ragazzi è che loro, soprattutto le ragazze che poi magari potrebbero essere più dirette, no? Sono già preparate per far sì che sappiano come poter fare, perché tanti anni fa questa cosa non c'era. Alcune persone non sapevano, alcune donne, alcuni figli, perché anche i figli hanno vissuto le violenze sulle mamme, ed è ancora più drammatica questa cosa, perché da bambino non hai armi, non sai cosa fare, alcune volte puoi pensare anche che sia una cosa normale. Quindi la cosa positiva che questa mattina mi ha fatto veramente piacere, e quindi chiudo il mio quaderno, perché quello che avevo da dire
probabilmente neanche vi serve perché siete oltre, è questo, che sono veramente contenta che la scuola, insieme alle famiglie, presumo, perché logicamente c'è sempre un lavoro in concomitanza, abbiano creato, stiamo creando questa società diversa da noi, che magari abbiamo subito cose diverse, non avevamo la preparazione e la conoscenza. Per quanto riguarda il discorso di Davide Tutino, che poi sono delle, più che altro penso che siano delle ideologie politiche che poco hanno a che fare, perché ognuno di noi porta avanti delle cose, se ne può parlare perché logicamente anche la prevenzione alle malattie è una cosa importante, ma oggi abbiamo molte possibilità per essere informati anche su questo, se ne vogliamo parlare è una cosa anche positiva, però non credo che questo poi, infatti eravamo molto indecise oggi se portarlo in questo discorso, perché oggi volevamo parlare della violenza sulle donne e poi per quello che riguarda prevenzione malattie eccetera volevamo fare un discorso a parte che è sempre molto interessante, però non volevamo mischiare le cose perché penso che bisogna cominciare a vedere problema per problema e quindi non mettere tante cose che poi alla fine non portino a niente. Quindi io concludo il mio intervento dicendo che vi ringrazio perché ho un figlio che ha 10 anni, quindi mi voglio augurare che quando avrà la vostra età avrà la vostra preparazione. Grazie. Grazie consigliera Lenci. Consigliera Lozzi, prego. Alla fine degli interventi dei consiglieri do la possibilità a insegnanti e alunni di poter intervenire. Buongiorno a tutti. Concordo con la consigliera che il livello dei ragazzi che sono intervenuti oggi è sicuramente molto alto, ma purtroppo dobbiamo riconoscere che non sempre tra i giovani c'è questa consapevolezza. Ma la colpa probabilmente è di uno Stato che fa tante giornate di commemorazione, mette in piedi tantissimi osservatori, ma poi quando deve intervenire in maniera forte per dimostrare la propria presenza, taglia magari i fondi a questi servizi. Ci sono tante associazioni che devono combattere ogni giorno sul territorio per portare avanti queste battaglie di sostegno a chi subisce violenza, le donne o qualsiasi altro genere di violenza, ma spesso non trova il supporto istituzionale, perché noi lo sappiamo che siamo sempre in crisi, i soldi vengono sempre tagliati e guarda caso vengono sempre tagliati sul sociale. Però quando dobbiamo fare le giornate di commemorazione siamo tutti presenti e tutti bravissimi. Forse è questo che dovrebbe cambiare in questa nazione, la cultura. Cioè se noi riteniamo che un problema è reale, lo Stato lo deve dimostrare impegnandosi in prima persona e trovando i fondi. Come li trova quando deve entrare in guerra, come li trova quando deve combattere il terrorismo, come li trova quando deve finanziare lobby. Quindi basta commemorare, cominciamo ad agire da un punto di vista istituzionale. Abbiamo fatto tanti passi avanti, come diceva la consigliera Vitrotti, da quando esisteva il delitto d'onore, che era ancora più grave di quello che aveva menzionato prima. Cioè la donna non era semplicemente accusata o passibile di processo se aveva commesso adulterio, era ancora peggio se l'uomo, sentendosi tradito, la uccideva o commetteva degli atti di violenza, aveva delle attenuanti nel processo che seguiva, quindi era ancora più forte come preoccupazione. Ed era l'82 quando c'è stato l'ultimo delitto di onore, un padre che aveva ucciso una figlia, credo appena maggiorenne, perché aveva creato scandalo in famiglia. Il problema è che non è cambiata la visione della donna in questa società. Andiamo in televisione, nella nostra televisione di Stato, vediamo tantissime bellissime ragazze, ma di cui non è messa in evidenza l'intelligenza, il carattere. Vengono messe in evidenza le sue parti del corpo più affascinanti, giusto? Quelle che servono a vendere un prodotto. E come può un ragazzo che vive magari davanti alla televisione considerare quello che vede, quell'immagine, una persona e non un oggetto? Probabilmente viviamo in un mondo di contraddizioni, dove diciamo di voler arrivare ad una parità di diritti, che poi parità di diritti non significa necessariamente dover fare la stessa cosa, è avere il diritto di poter riconoscere le proprie differenze in modo libero, così come un uomo, così come la donna. La possibilità di potersi esprimere liberamente tutti nello stesso modo. Però ci troviamo in un mondo, come dicevo prima, pieno di contraddizioni, dove cerchiamo di portare avanti i diritti, ma nello stesso tempo i nostri media, i nostri canali portano avanti la velina che si sposa col calciatore.
Abbiamo mai visto in televisione una ragazza che invece magari ha studiato, ha combattuto, ha ottenuto qualche cosa di importante avere la stessa importanza sui nostri giornali o sulle nostre riviste della velina bellissima sposata al calciatore? No. Quindi probabilmente è questo il cambiamento culturale. Se prima non cambiamo noi stessi la visione dell'altro, il conoscerlo come persona e non perché è bello o bella, anche perché invecchiando ciò che rimane è il cervello, non la bellezza. Ed è quello su cui dobbiamo puntare. Quindi mi auguro che da qua in avanti le nostre istituzioni, che sono sia politiche, sia scolastiche, la famiglia, tutti, cerchiamo di andare in questo, verso questo percorso in cui si valorizza l'essere umano in quanto tale, al di là che sia donna o che sia un uomo, perché rispettare se stesso, rispettare l'altro, automaticamente ci fa crescere come società. E questo è quello che mi auguro per il nostro futuro. Grazie. Grazie consigliera Lozzi. Altri interventi dei consiglieri? Consigliere Poli, prego. Grazie Presidente. Presidente Fantino, assessori, colleghi, gentile pubblico, un piccolo contributo a questa discussione con una considerazione che mi sento di partecipare a tutti coloro che oggi sono presenti in quest'aula. Ritengo che oggi sia uno dei consigli più belli, permettetemi questo termine semplice, da quando ci siamo insediati. E le testimonianze che abbiamo sentito, il lavoro che è stato svolto dalle istituzioni scolastiche ci rallegra molto. E questa mattina, mentre accompagnavo mio figlio a scuola, parlavo proprio del consiglio di oggi. Mio figlio ha 18 anni, io ho due figli, una ragazza e un ragazzo. E ieri sera parlavamo appunto del consiglio di oggi. Se può sembrare strano, che in genere parliamo di urbanistica, di lotte, di battaglie, e mia figlia molto inorgoglita, mio figlio questa mattina mentre lo accompagnavo a casa mi dispiace non essere in consiglio con te, perché dice, mi fa rabbia il suo pensiero che un uomo possa alzare le mani su una donna. Allora, detto da un ragazzo di 18 anni, insomma, una cosa mi ha inorgoglito molto, e sapere che l'occasione di oggi è una testimonianza che può essere replicata, valida e esportata a tutti, veramente mi inorgoglisce molto, per cui ringrazio la Commissione delle Lettere, la Presidente della Commissione, tutte le consigliere che sono nella Commissione per aver promosso questa iniziativa. A tal proposito voglio fare una richiesta al Presidente del Consiglio e alla Presidente del Municipio, se fosse possibile acquisire a patrimonio del Municipio almeno la prima parte della seduta, e quindi rendere disponibile sul nostro sito l'esposizione dei ragazzi, potrebbe essere una bella testimonianza, insomma, di poter rappresentare ciò che è successo oggi, che ritengo, ripeto, uno dei migliori consigli che abbiamo fatto da quando ci siamo insediati. Grazie. Grazie consigliere Poli. E altri interventi? Consigliere Ciancio, prego. Presidente, grazie. Presidente, cari colleghi, io sono convinto che questa giornata è una giornata importante, anzi per quello che abbiamo visto, che i ragazzi hanno fatto, sicuramente possiamo dire con gioia che forse stiamo camminando e siamo un po' avanti. Non abbiamo dei dati per dirlo, non abbiamo dei dati per confermare che oggi la violenza non ci sia. Per questo io sono rattristato ancora, perché il cammino è lento. Naturalmente devo ringraziare tutti gli alunni delle scuole, i docenti, i dirigenti che permettono nelle scuole di fare e affrontare questi argomenti, però il cammino è lungo da fare, non abbiamo dei dati certi per dire in questo momento i ragazzi e i giovani stanno percorrendo una strada diversa. L'altro giorno, guardando il filmato, il primo intervento è stato: ma noi assolutamente non siamo toccati, tutti pensano di non essere toccati, invece è qualcosa che tocca tutti.
mi ha colpito un docente che diceva le mamme fanno aggiustare il letto alle donne mentre gli uomini no. Questo è vero, ancora c'è un modello che parte da lontanissimo, per cui invertire questo modello è proprio difficile. Difficile se non ci si rende conto che ognuno è vulnerabile, ognuno di noi. Quindi una riflessione a 360 gradi su quello che facciamo comunemente tutti i giorni, dai piccoli ai grandi, i rapporti di coppia, l'amore non può giustificare nessuna violenza, questa era la riflessione che si faceva guardando un video che riguardava un coreografo che spiegava con una ballerina e un ballerino la violenza sulla donna. Nessun gesto d'amore può essere riferito al fatto che si può giustificare la violenza. Siamo qui oggi per approvare una risoluzione che è un simbolo. Mi piacerebbe anche che tutta questa documentazione presentata dai ragazzi, in particolare la tela, il dipinto fatto con la bocca tappata, possa diventare, essere divulgato, portato sul sito, premiato, un simbolo di questa nostra giornata che oggi per noi è il momento conclusivo di un percorso che abbiamo fatto. Però non deve essere un'esibizione, si può cambiare. E perché cambiare? È negli occhi di tutti i ragazzi che ho visto in questi giorni, dalla Gullace alle scuole che frequento, che su questo argomento hanno veramente colto l'aspetto più importante. I dati sono in controtendenza oppure sta crescendo questo aspetto? Ahimè, non è vero, perché ci sono dati che dicono che la violenza continua e quanto continua. Quindi invertire questo modello, si parte dalla scuola con questi progetti che possono informare, ma soprattutto chiedere alle istituzioni di valorizzare questi percorsi. Io ci credo e sono convinto che possa esistere questo cambiamento, per cui compiutamente partiamo da un simbolo nostro del municipio approvando questa risoluzione che il Presidente della Commissione degli Eletti ha elaborato con tutti i consiglieri, e sicuramente camminando per strada potremmo guardare questi simboli di questi alberi che ci faranno pensare in modo diverso rispetto a un cambiamento possibile che ognuno di noi dovrà attuare, iniziando da me, iniziando da chi a livello psicologico può esercitare anche una delle violenze più grandi che ci possono essere. La violenza non esiste solo attraverso la violenza, ma anche con atti più penetranti, come dire, far delegittimare le persone, emarginarle, anche quella è una violenza forte. L'aspetto economico poi non ne parliamo, la conquista dell'autonomia economica è uno degli aspetti che fa sì che le donne finalmente possano avere un'autonomia, ma questo è ancora lungo da raggiungere. Mi fermo qua sicuramente con un convincimento di approvare questa risoluzione e procedere in un cammino sicuro, però che sia di riflessione autonoma ed individuale, perché questo argomento tocca tutti di noi, nessuno escluso. Grazie. Grazie consigliere Ciancio. Altri interventi dei consiglieri? Consigliera Carus, prego. Presidente Fantino, Presidente del Consiglio, assessori, colleghi consiglieri e studenti e insegnanti presenti. E ringrazio soprattutto i ragazzi per i loro interventi e per il lavoro che hanno svolto, sicuramente ci hanno dato degli spunti di riflessione molto profondo, e soprattutto vorrei accogliere l'invito che ha fatto prima una ragazza nel suo intervento ad esprimere il nostro pensiero se lo sentiamo. E quindi io vorrei esprimere quello che è il mio pensiero oggi di questa giornata e a conclusione di una settimana che ha visto diversi eventi, ha visto il municipio, diciamo, protagonista anche in diversi eventi proprio su tale argomento. Quello su cui vorrei riflettere, e lo prendo appunto da spunti della riflessione, da interventi fatti dalla Presidente, dai colleghi consiglieri e anche dagli stessi ragazzi, il fatto che forse la trasformazione culturale deve passare prima di tutto rispettandoci noi stesse,
perché il tema della violenza di genere è un tema che parte da un assunto sociale, culturale, educativo, per cui la donna in qualche modo ha un elemento di dipendenza e quindi di debolezza. Io oggi volevo dare il mio contributo con una risoluzione proprio intitolata Prevenzione e tutela della salute contro, come strumento di contrasto alla violenza di genere. Capisco anche, diciamo, alcuni degli interventi, alcune motivazioni che non hanno portato l'Aula oggi ad esprimersi su questo atto, ma lo volevo fare perché credo che la prima violenza di genere è una violenza psicologica. È una violenza che ci mette nella condizione, spesso noi donne, di non poter scegliere per prime. Quindi qualcuno faceva l'esempio che è inserito nella mozione sul profilattico femminile, che era ovviamente semplicemente uno strumento, non è un invito a un prodotto, ma è l'informazione, la conoscenza che credo che un'istituzione abbia il dovere di fare, per il semplice fatto che qualsiasi atto, qualsiasi strumento volto a promuovere l'autonomia e soprattutto l'autodeterminazione della donna riguardo alla propria salute, riguardo anche alla propria vita sociale, alla propria vita sessuale, sia un elemento importante. La donna deve poter scegliere, la diversità che noi qui dentro stiamo oggi ripetendo deve poter uscire, deve poter essere manifestata. Una donna si deve sentire libera di poter dire sì o no. Questo non pregiudica una trasformazione, una rivoluzione sociale nell'immediato, ma è uno spunto, una riflessione su un cambiamento culturale, perché contro la violenza di genere, contro la violenza sulle donne, bisogna osservare e guardare diversi aspetti. E secondo me, ripeto, quello psicologico è quello che parte prima di tutti, quello che porta la donna a stare in silenzio, quello che porta a non essere capiti. E allora forse le istituzioni hanno proprio il dovere di informare, di responsabilizzare soprattutto le nuove generazioni che non sono vittime soltanto di quella che è considerata la violenza così comunemente chiamata, ma hanno anche nuove forme, si troveranno di fronte a nuove forme. E allora io credo che l'autodeterminazione della donna riguardo anche a quelle che sono le proprie scelte e la volontà anche di un'istituzione di doversi in qualche modo esprimere in merito a un percorso educativo, lo ha detto anche qualcuno precedentemente, educare per prevenire è uno dei concetti che non vuol dire che noi dobbiamo dire che cosa è meglio e che cosa è peggio, ma vuol dire informatevi, questi ragazzi l'hanno fatto e sicuramente le loro coscienze saranno accresciute da questo percorso, ma molti ragazzi come loro fuori, che non hanno avuto magari degli insegnanti così attenti, così intelligenti da sensibilizzare su alcuni temi, potrebbero non avere la stessa fortuna e magari ritrovarsi vittime delle stesse violenze, appunto, a partire da quella psicologica e dai vari aspetti che la violenza di genere tocca. Tutto qui, grazie. Grazie. Altri interventi dei consiglieri? Consigliere Stavità. Sì, Presidente. Ragazzi, colleghe e consigliere della Commissione delle Rette, Presidente Villa, signor Presidente Fantino, brevemente, perché tante cose l'hanno dette bene la consigliera Vidrotti, la consigliera Lozze e altri consiglieri, noi dobbiamo essere consapevoli che non si possono fare le nozze coi fichi secchi. E mi spiego meglio. Ha ragione la consigliera Lozzi quando dice questa giornata o le giornate sulla mafia, sulla fame nel mondo, su tanti argomenti che si investono fondi per fare le passerelle di tutte le categorie sociali, dai politicanti della Presidenza della Repubblica ai politicanti del municipio, ai comitati di quartiere, a tutta quella gente che pensa che può dire qualcosa. Dicevano i cinesi, meglio una cosa vista che 100 raccontate. Ma se non investiamo fondi per la formazione, ci stiamo parlando addosso, prendiamo in giro, dobbiamo formare i formatori. Questi ragazzi
Qualche settimana fa, facendo una chiacchiera con un coetaneo di mio figlio, e questa ragazza, la grande, vuole fare la pornostar, 12 anni. Se a 12 anni una bambina vuole fare la pornostar, io mi domando, ma dove vive? Allora, ha detto bene la consigliera Lozzi, se il punto di riferimento è la velina e non Margherita H., che era una scienziata che si interessava delle stelle, sintetizzo parlare di Margherita H., però il concetto è questo, caro Presidente Villa, dovremmo fare un consiglio invitando veramente chi ha voglia di parlare di alcuni temi, però i temi bisogna mettere i soldi sul tavolo. Non può essere una classe con 35 studenti, una classe che le formatrici devono rabbattarsi, perché queste classi vanno avanti perché c'è la passione degli insegnanti. Non vanno avanti perché c'è l'amministrazione che mette dei fondi. Bisogna far vivere questi ragazzi, però in un certo modo, però se noi continuiamo a dire questa giornata bellissima, brava consigliera Vitrotti e brave tutte voi che avete fatto un documento che avete portato in quest'aula, dobbiamo dare dei simboli, di valori. Mi ricordo il libro di Calvino, L'inferno dei vivi, io non so se quanti ragazzi l'hanno letto, chi non ha letto vi inviterei a leggerlo, però ecco la mia preoccupazione è che continuiamo a fare delle iniziative che poi, finita questa giornata, ci rivediamo il prossimo anno. Questo non va bene, non va bene, almeno per quei pochi mesi che staremo in queste aule delle istituzioni. Dovremmo fare qualche documento che scuote le famiglie, noi telefonini, accidenti, e per fare in modo che arrivino i fondi al cuore del nostro paese, cioè alla scuola. Perciò grazie ragazzi di quello che avete portato, io non vi ho seguito molto, perché sentire è meglio fare. La politica del fare, dell'ascolto, questa secondo me è la formula vincente, perché se trovate le porte chiuse, poi rischiate che nella strada incontrate qualcuno che vi apre la porta e non la riapre più. Grazie. Grazie, consigliere Storitano. Altri consiglieri che vogliono intervenire? Allora, chiudo la discussione, non ci sono altri consiglieri, chiudo la discussione dei consiglieri e sospendo il consiglio e do la possibilità a studenti o insegnanti che assistono ai nostri lavori di poter intervenire. C'era qualcuno che aveva alzato la mano, signora professoressa, prego. La professoressa Baratta, prego, ha 5 minuti a disposizione. Sia meno rigido, Presidente, oggi. Vabbè, io almeno lo dico, poi se sono 6 è uguale. È la sua stessa categoria. Dai. Prego. Grazie, ringrazio tutti. Prima di tutto il Consiglio del Municipio che ci ha invitato. Ringrazio tutti i consiglieri che ho seguito attentamente gli interventi, soprattutto, fatemelo dire, ringrazio questi ragazzi che sono stati bravissimi, veramente indimenticabile poi il primo intervento, e voglio ringraziare anche i miei colleghi del Russell. E volevo solo richiamare alcuni punti toccati dai consiglieri che ritengo vitali proprio per il nostro lavoro a scuola e forse per una nostra futura collaborazione. E soprattutto li voglio riprendere a partire dall'intervento appunto di questa prima ragazza, la quale alla fine ha letto un invito, una sua lettera indirizzata sia alle ragazze
che alle donne che agli uomini, sia ai ragazzi che alle ragazze. E mi voglio anche ricollegare con questo all'intervento del consigliere Tutino, che in una svolta di quello che ha detto ha fatto un cenno molto importante, dicendo che non bisogna solo prendere il problema unilateralmente, tenendo conto che chiaramente il tema è la violenza contro le donne, ma bisogna riportare questo alla relazione, mi pare di aver capito bene, al rapporto tra uomo e donna. Scusate, noi donne, l'ho detto anche ieri nel corso dell'approfondimento in classe, anche perché io insegnando storia e filosofia ho preso una classe con cui non ho lavorato l'anno scorso, ho iniziato quest'anno, non è che siamo esenti anche noi psicologicamente da atteggiamenti violenti. Quindi volevo così semplicemente, perché ho poco tempo, violenti non si nasce, ragazzi, mi rivolgo ai ragazzi soprattutto, purtroppo violenti si diventa e si comincia proprio a partire dalle prime relazioni interumane, quindi voi vi dovete veramente formare in questo senso, nel senso veramente della attenzione a se stessi e all'altro, a quanto è importante la relazione e a quanto è importante il dialogo come forma di comunicazione. Valorizziamo questo, noi lo facciamo sempre, è inutile che parlo del mio insegnamento, lo facciamo passare attraverso appunto i contenuti e quello che sono i nostri programmi. E aveva ragione anche un altro intervento, una consigliera, a dire la società propone dei modelli sbagliati. Io dicevo tante volte alle mamme quando venivano a parlarmi, sento che il mio lavoro a volte è come la tela di Penelope, noi a scuola portiamo avanti, insistiamo quotidianamente proprio, facciamo formazione sui valori di tutti i tipi, non li sto qui a citare. I ragazzi escono e si trovano davanti cartoni pubblicitari, televisioni, film, e anche quello che trovano purtroppo nel computer, messaggi di estrema violenza, e noi il giorno dopo pazientemente dobbiamo riprendere proprio quella tela, no? Che non finiamo mai di filare. Ecco, allora il contributo deve venire da tutti. Io ora ho poco tempo, quindi uso gli ultimi minuti solo per farvi una proposta. Giustamente il consigliere diceva che non bisogna fare passerelle per niente, e il lavoro che si porta è il lavoro che bisogna svolgere giorno per giorno durante l'anno. Proponeteci un tema di ricerca, noi siamo qui vicino, penso che facciamo parte del vostro municipio, non lo so, io abito da un'altra parte di Roma, e noi saremo molto contenti di approfondirlo, portarlo avanti, e il prossimo anno, perché è bene anche che i ragazzi assistano a quello che è un consiglio comunale per capire come funzionano le cose, portare anche i risultati del nostro lavoro, perché in quel lavoro c'è tutto, l'approfondimento, la riflessione. Ecco, deve essere una cosa che vi prendete come carico, in carico, sia voi che la scuola, ma le cose devono arrivare prima, perché poi bisogna lavorare, ci vuole del tempo, vanno approvati, c'è tutta una burocrazia, il collegio docenti, il consiglio di classe, altrimenti diventa veramente una passerella. Volevo concludere con una cosa divertente, che non va molto purtroppo così a favore dei politici, ma non siete tutti uguali. Uno di voi ha fatto l'esempio, dice: la ragazza ha scelto la pornostar. Ero in classe io, e di fare la pornostar come simbolo, ero in classe e chiedevo ai miei alunni che avrebbero fatto la monotia: ma tu che vuoi fare? Che pensi di studiare? Uno mi ha risposto: io voglio fare il politico. Dico: bene, perché pensavo, nella mia sempre ingenuità, che però mi aiuta molto nella vita, vuole interessarsi del bene comune. Mi pareva una cosa importante. Dico: perché vuoi fare il politico? Perché si diventa subito ricchi. Ecco. No, non riguarda voi, però volevo dire che voi dovete dare il buon esempio, voi quello, ecco, mi raccomando, io do il buon esempio lavorando, quando faccio i progetti. L'altro giorno per un progetto sono andata in libreria e ho speso io i miei soldi per comprare i libri e portarli alla classe. Sappiate che il nostro liceo non ha una biblioteca, se vi potete attivare in questo senso ci fareste molto piacere.
ma sappiate che appunto il lavoro deve essere lungo, paziente, di approfondimento e non deve finire mai, perché noi li prendiamo a 14 anni nelle superiori. È un lavoro che va fatto dalla scuola materna, parlando con i genitori, aprendo chiaramente gli sportelli di ascolto per gli uomini ma anche per le donne, soprattutto tutti e due, perché ripeto, nessuno è esente da questa cosa bruttissima della violenza psicologica, come giustamente ci diceva la consigliera. Non è solo dar di mano la violenza, è anche un sottile gioco psicologico con cui si mette in una situazione di dipendenza psicologica un soggetto che, una persona, un essere umano che magari ha delle fragilità e delle debolezze. Attenti, state attenti, perché il rapporto interumano è la cosa più preziosa che esista al mondo. Da lì si possono educare bene i figli, si può insegnare bene a scuola e si può lavorare bene, ma da lì inizia tutto. Guardatevi negli occhi quando parlate, fate anche parlare il corpo, il linguaggio del corpo, smettetela con queste comunicazioni fredde che avvengono sempre con i mezzi tecnici. Grazie. Grazie. Grazie alla professoressa Baratta. Ci sono altri interventi delle studenti o insegnanti? Buongiorno, mi chiamo Monica Giammarini e faccio parte della classe 3C del liceo Augusto. Dunque, abbiamo detto che la parola, anzi avete detto, hanno detto che la parola è uno dei mezzi fondamentali con cui si può combattere la violenza, però stavo pensando, riflettevo, che con la parola si può anche ferire. Molto spesso, leggendo i giornali, trovo scritto: è diventata una delle donne più potenti del mondo, riesce a guadagnare persino più di un uomo. E la mia domanda è: perché si prende sempre a riferimento l'uomo? La donna deve essere indipendente, non si deve ricollegare all'uomo, perché se esiste l'emancipazione femminile, con tutte le lotte che sono state fatte per l'emancipazione femminile, allora la donna deve smettere di essere paragonata a un uomo. Io perché devo impegnarmi, devo studiare, quando so che magari non riuscirò mai a raggiungere una posizione che ha un uomo, perché magari la donna che diventa importante in un'azienda a livello multinazionale ha avuto rapporti intimi con il capo, mentre invece se un uomo diventa un uomo importante è perché invece è per merito personale. Il cervello della donna vale tanto quello di un uomo e per me è la discriminazione è una delle prime forme di violenza. Pertanto, se davvero vogliamo combattere la violenza, secondo me si deve partire da quello che si dice, perché la parola è uno strumento davvero molto importante. Ho concluso. E abbiamo trovato insieme a una mia compagna qui, Maria Laurenti, una poesia che si riferisce a una grande donna delle lotte di classe. Sono talmente emozionata però che non mi ricordo il nome. Scusate. Pertanto, e siccome lei è bravissima e si dedica alla poesia, ci terrebbe a leggerla ed è proprio per questo che ho fatto il mio discorso. Grazie per l'attenzione. Grazie a te. Prego. Grazie. Allora, e questo è appunto una poesia di Alda Merini che secondo me spiega perfettamente la condizione della donna che subisce violenza, e quindi io l'ho trovata e spero di leggerla nel miglior modo possibile. Non è vero che sono bravissima a tutte quante queste cose, poi se ci mettiamo anche la girazione, però ok. Allora, quindi si chiama A tutte le donne. Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso. Sei un granello di colpa anche agli occhi di Dio, malgrado le tue sante guerre per l'emancipazione. Scusate. Spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d'amore, che però grida ancora vendetta, e soltanto tu riesci ancora a piangere. Poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli, poi ti volti e non sai ancora dire, e taci meravigliata. E allora diventi grande come la terra e innalzi il tuo canto d'amore. È finita così. Io sinceramente non so che altro aggiungere alle parole di Alda Merini, quindi
spero che ognuno faccia le proprie conclusioni, i propri pensieri su quello che si è trattato oggi, anche se comunque secondo me bisognerebbe ancora di più affondare o comunque approfondire il discorso, perché una donna molto spesso, come è stato detto, seppur denunci la cosa, non viene ascoltata, continua ad essere vittima, perché si parte sia dal punto psicologico e poi si arriva anche alla violenza fisica. Quindi secondo me è un argomento che deve essere trattato molto più approfonditamente, e come tutte le altre violenze deve essere trattato alla parità, poiché la donna non è, appunto come diceva la mia amica Monica, non è inferiore all'uomo, siamo la stessa identica cosa, quindi io non capisco perché debba essere sempre considerato o messo a paragone di una persona che è identica a lei, quindi non lo so. Grazie. Allora, credo non ci siano altre richieste di intervento. No, non ci sono, e quindi riapriamo il consiglio con le dichiarazioni di voto sulla mozione che è stata illustrata prima e discussa. Ci sono dichiarazioni di voto dei gruppi politici? Allora, consigliere Benassi, prego. Grazie Presidente, Presidente del Municipio, Assessori, colleghe e colleghi, ragazzi e ragazze. Noi abbiamo deciso di non intervenire appositamente durante la discussione per lasciare il massimo spazio, più spazio possibile agli interventi dei ragazzi, e devo dire che siamo molto contenti per la loro partecipazione, anche perché non è la prima volta che li incontriamo, anche in altre occasioni abbiamo avuto il piacere di ascoltare le loro ricerche e le loro riflessioni. Detto questo, ringraziandoli ancora, il voto del gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, la mozione presentata oggi, è favorevole, ringraziando anche la Commissione delle Lettere per il lavoro fatto. Grazie, consigliere Benassi. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Cercuoli, prego. Allora, intanto buongiorno, mi scuso per il ritardo. Il Fratelli d'Italia voterà favorevolmente al lavoro che è stato fatto all'interno della Commissione e che portiamo avanti da quando la Commissione si è formata, non solo come violenza, ma come ho capito, come ho sentito i ragazzi l'hanno capito bene, non solo come violenza fisica, ma anche con gli atteggiamenti, con le parole, credendo fortemente che questa sia una battaglia di civiltà per la nostra società. Riteniamo di doverla portare avanti tutti insieme, senza differenze, unendoci insomma ai ragazzi più giovani, che si dice spesso, però è la verità, sono la speranza del futuro. Io insomma sono un po' più grande, ma faremo noi insomma saremo noi il futuro di questa nazione, e soprattutto, se mi permetto un secondo solo, per tutte le ragazze, cercate anche tra di voi di capirvi, perché spesso l'emarginazione purtroppo c'è anche tra ragazza e ragazza, additandosi, credendo e dicendo se lo merita, quando non è mai così. Quindi anche tra noi donne, oggi più che mai, serve quel legame, serve quella forza per aiutarci nei momenti in cui si è più fragili. Quindi Fratelli d'Italia vota sicuramente favorevolmente. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Laddaca, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sì, anch'io ci tenevo a ringraziare i ragazzi per il regalo che ci è stato fatto questa mattina. Alcuni di loro, insomma, ricordo le facce da altri consigli aperti che abbiamo fatto su altre questioni, in particolare nella giornata della memoria, e devo dire che provo molta invidia nei vostri confronti, perché non ho avuto io professori nei miei studi, soprattutto al liceo, che sono andati al di là del programma curricolare ordinario, quindi davvero provo molta invidia oggi nei vostri confronti per la possibilità che vi è data di occuparvi di molte questioni che vanno al di là delle legittime materie che si fanno normalmente a scuola. Quindi un grazie a voi, un grazie ai vostri professori per il lavoro che fanno. Sono d'accordissimo e concludo sul fatto che le parole sono importanti, ed anche gli stereotipi che continuiamo a portare avanti. Io insomma scherziamo in casa, mia moglie si arrabbia sempre quando ci sono le pubblicità in cui c'è l'uomo sul divano che gioca con i bambini e la donna che pulisce o apparecchia o fa tutte altre faccende, come se ci fossero dei ruoli, ci fossero delle mansioni che sono prettamente ed esclusivamente della donna ed altre che sono prettamente ed esclusivamente dell'uomo, così come anche
il fatto che spesso per fare i complimenti ad una donna si dice che ha gli attributi, e credo sia la cosa più offensiva e svilente che si possa fare, cioè dire che una donna raggiunge il massimo della bravura quando riesce ad essere come un uomo, come ha detto, come hanno detto le due studentesse poco fa. Il gruppo della Lista Civica Marino voterà favorevolmente all'atto che abbiamo oggi in commissione, insomma, per tutto quello che abbiamo detto non credo ci sia bisogno di soffermarci ulteriormente. Propongo solo come spunto una cosa di cui discutevamo già in altre sedi in passato. Mi piacerebbe che quest'idea degli alberi si potesse anche fare per i nuovi nati nel municipio, quindi la lancio qui sperando che le commissioni competenti, o se vogliamo come consiglio, possiamo lavorarci. Credo sarebbe molto bello riservare come amministrazione uno spazio in cui per i nuovi nati si possano piantare degli alberi come segnale, come simbolo. Ci sono, ma ci sono delle associazioni che lo fanno in modo spontaneo, dei movimenti. Mi piacerebbe che partisse come una cosa da parte dell'amministrazione, da parte del municipio, riservare uno spazio ufficiale come segnale per i nuovi nati, visto che sono sempre meno i nati nel nostro paese, quindi come segnale di buon augurio e come segnale visibile delle nuove nasce e dei nuovi bambini sul territorio. Grazie. Grazie. Consigliere Alozzi, prego. Consigliere Coglia, prego. Beh, no, il Movimento 5 Stelle non può che votare favorevole a questa mozione, e lo facciamo con gioia. Quello che volevo dire è l'elemento forse più importante che è venuto fuori nella discussione è che la cultura moderna va cambiata. La cultura moderna intesa come media che danno un messaggio sbagliato. Allora, l'esortazione che noi facciamo come cittadini a voi ragazzi che siete le nuove generazioni è essere l'elemento che cambia la cultura italiana. Quando voi andate in qualunque luogo, a scuola, fate sport con amici, si discute, si gioca, si scherza sul ruolo della donna, del ragazzo, della ragazza, in quella situazione sarete determinanti. Sarete determinanti perché quando sentirete delle parole di violenza nei confronti delle donne, voi potrete dire che cosa stai dicendo, non fare una risata, parlo ragazzi che si incontrano. Potrete essere elemento di confronto con le ragazze che hanno una visione completamente diversa della realtà. Io sono stato ragazzo e ancora ricordo gli errori commessi, perché non sembra magari... E ricordo gli errori commessi nel sottovalutare l'importanza che si dà ai discorsi che vengono fatti da ragazzi in gruppo e alla visione che le ragazze hanno della problematica, che è completamente diversa da noi. Quindi l'esortazione è che voi siate l'elemento che modifica la società. Grazie. Grazie a lei. Dichiarazione di voto, consigliere Vitrotti, prego. Sì, grazie Presidente. A nome del Partito Democratico ovviamente votiamo favorevole alla mozione, e sono doverosi, diciamo, dei ringraziamenti alla Presidente del Municipio, alla Giunta e in particolare all'assessore alla scuola e all'assessore alle politiche sociali Daniela De Lillo. Oggi non è qui per problemi personali, ma ci teneva a darvi il suo saluto, perché abbiamo ragionato insieme a questo appuntamento. E poi un ringraziamento ovviamente va a voi, perché ovviamente ci avete dato una lezione importante, l'abbiamo detto. E noi da quest'altra parte oggi non possiamo che raccogliere quello che ci lascia questo consiglio, e mi ha fatto riflettere adesso la ragazza, forse si chiama, non so, Claudia, non mi ricordo, insomma, ci parlava della necessità di due identità diverse, di due differenze. Ci sono due identità, quella di un uomo e quella di una donna, e perché metterle sempre a confronto, a paragone? È vero, ci sono due generi, ma se li mettiamo sempre a paragone siamo ancora diseguali, non siamo ancora uguali, quindi questo però ce lo dobbiamo dire. Però non dobbiamo neutralizzarle quelle differenze, perché la donna vale quanto una donna, un uomo vale quanto un uomo, quindi in questa società siamo tutti uguali.
Purtroppo la storia ci dice qualcosa di diverso, però noi mi pare che oggi abbiamo dato un segnale di inversione di rotta importante, siamo proprio su una strada diversa e questo credo che ci debba rendere tutti orgogliosi. Grazie. Grazie a lei. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole alla mozione? Facciamo una controprova per pura forma, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Nessuno. Quindi la mozione è approvata all'unanimità dei consiglieri, 23 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto. Grazie a tutti e grazie ancora ai studenti e ai insegnanti che si sono sobbarcati anche questo compito. Grazie. Buon Natale, non lo facciamo.